Questo programma è stato offerto da MD, Buona Spesa Italia, Steril Pharma, Gran Caffè Gambrinus, Maggiore Fotografi, Promedia, Saviano Creations. Hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo nello spazio del Buongiorno del Gambrinus con Michele Sergio. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Io oggi ho proprio voglia di cioccolato, chissà se tu oggi vuoi accontentarmi. Sì, infatti ho portato Vittorio per accontentarti. Buongiorno. Buongiorno anche a te Vittorio, ben trovato nello spazio di Mattina 9, qui il Buongiorno del Gambrinus, quindi mi accontenterete. Voglia di cioccolato, non so se ne avete voglia anche voi, ma che cosa ci prepari? Perché comunque con te impariamo a degustare anche il caffè. Oggi facciamo un caffè veneziano, che per noi è il caffè con cioccolato. Caffè ovviamente, che è l'ingrediente base, e poi la schiuma di latte. Caffè veneziano in realtà ci appropinquiamo anche un po' al carnevale, no? Sì, Michele? Quindi infatti io per l'apposta oggi mi sento tutta colorata. Sei bellissima come al solito. Quindi il caffè per febbraio. Quindi allora un caffè veneziano, però dobbiamo conoscere quali sono gli ingredienti segreti per preparare un ottimo caffè veneziano alla maniera di Michele Sergio. Dunque, per realizzare il caffè veneziano occorre la cremina di zucchero per dare il tocco di dolcezza, la cioccolata calda, perché è un caffè che si come fa come stiamo con la vedendo adesso, il caffè e poi la schiuma di latte e anche il cacao, sì, il dulcis in fondo. Allora io direi di partire immediatamente. Sì. Di cosa abbiamo bisogno, Michele? Abbiamo bisogno della cioccolata calda, ecco qui. Quindi primo step, preparare la cioccolata calda per un caffè veneziano. Però noi in realtà ci addentriamo sempre in quello che è comunque anche la tua scelta innovativa e anche di sperimentazione, Michele. Perché scegli di degustare e di, ecco, presentarci questo caffè veneziano oggi? È perché ci stiamo approssimando al carnevale. E quindi quale città ideale, che poi anche perché Venezia è una città del caffè. E quindi... È vero, se vai a Venezia ci sono tutti quei locali laddove, ecco, c'è tanta differenza e varie varietà di caffè. È chiaro, è a Venezia, insieme a Napoli, una delle patrie del caffè, e quindi noi napoletani abbiamo dedicato questo caffè ai nostri fratelli veneziani. Quindi si parte dal cacao, dalla cioccolata. Ecco. Dopodiché, ecco, come si prepara la cioccolata, Vittorio? Mettiamo prima lo zucchero. Sì, prima lo zucchero, quindi abbiamo preso un tegamino semplicemente di acciaio. Michele? Sì, si mettono 100 grammi di zucchero, sì, 50 grammi di cacao. Noi stiamo parlando di cacao, in questo caso quale prediligiamo? Perché cacao, c'è comunque lo zucchero, sì, fondente? Sì, sì, un cacao puro, un cacao che serve appunto per realizzare la nostra cioccolata calda. È molto semplice e va bene anche per tutte le persone che hanno le intolleranze o le allergie, perché giustamente è cacao semplice. Quindi in realtà bisogna preparare così, fare questo movimento, perché altrimenti c'è il rischio che possa addensarsi, attaccarsi. Lo mescoliamo prima? Sì. Così non facciamo fare i grumi. Bene. E poi piano piano che cosa accade? Dopo che abbiamo... Poi dopo aggiungiamo l'acqua. Quindi semplicemente dell'acqua. Caffè veneziano, come sempre, il caffè Gambrinus è innovativo, no? È al passo dei tempi. Una Napoli sempre gremita di turisti, specialmente in Piazza Trieste e Trento, e i turisti sempre si soffermano nella questa location ideale, questa location magica e storica. Il caffè veneziano viene presentato e apprezzato, Michele, ultimamente. Sì, il caffè veneziano è un caffè molto invernale, perché la cioccolata, il latte caldo, lo zucchero, sono tutti, diciamo, ingredienti che aiutano a combattere il freddo, anche se onestamente questo inverno napoletano non è così tra i più miti che io ricordo. Però comunque
il veneziano è il pretesto giusto per andare in una caffetteria napoletana, stare con gli amici, gustarlo. In realtà a Napoli la caratteristica, Michele, magari insegnami e correggimi qualora dovessi sbagliare, è quella di offrire sempre il caffè a Mauro e poi c'è la cialdina caffè Gambrinus, perché la cioccolata in realtà ben si accompagna, no? Al caffè in generale. Sì, perché sono creme, la cioccolata, la nocciola, il pistacchio, sono tutte creme che si sposano bene con il caffè e il cioccolato. Invece in questo caso però nel caffè veneziano il cioccolato la fa da padrone, cioè prende posto, è protagonista rispetto al caffè, oppure no? Sono due ingredienti che si confrontano e alla fine è un ex aequo, nel senso che il caffè non prevale sulla cioccolata e viceversa. Esatto, perché si ha paura che magari la cioccolata possa prendere il sopravvento in termini di sapore e viceversa. Invece la cioccolata non sovrasta il sapore del caffè, quindi in perfetta armonia ed equilibrio. Che cosa dicevi, Vittorio? Comincia a fare le bollicine, quindi vuol dire pronto. Deve essere densa la cioccolata? Sì. Vabbè, quindi semplicemente dell'acqua. Poi cosa si fa? Diciamo che adesso va per qualche minuto, va fatto sempre questa operazione fino a quando non diventerà cremosa. Però io penso che possiamo fermarci. Va bene, fermiamoci. Il cioccolato già ce l'ho. Noi per tempi abbiamo in realtà già preparato, per cui aspettiamo che si freddi, Michele. Sì, aspettiamo che si freddi. Nel frattempo prepariamo la cremina di zucchero. Benissimo, la cremina di zucchero, lo sapete, Michele Sergio ci insegna quest'altro trucchetto, quest'altro segreto per rendere un caffè cremoso in casa. Sì, perché esatto. Tu, ecco, sei di supporto al nostro pubblico, decidi di insegnarci a preparare questa cremina sempre con una percentuale prendiamo di zucchero. Prendiamo lo zucchero, mettiamolo qua dentro. E caffè. Esatto. La crema di zucchero, io ho preparato il caffè. Ok, quindi andiamo ad assemblare, in realtà a preparare questo caffè veneziano che tanto piace al Gran Caffè, insomma ai clienti, al pubblico del Gran Caffè Gambrinus. Il primo ingrediente è la cioccolata calda e l'abbiamo preparata. La adesso, cioccolata l'abbiamo preparata come? Con la... questa qui, la cioccolata calda con cacao e zucchero e acqua. Il caffè invece semplicemente con la cialda. Io questa volta però ho proposto la capsula. Ah, ok. Perché ricorda più il caffè del bar e quindi per questo caffè credo che sia ideale utilizzare il sistema capsule. Perché è più cremoso, Michele? Sì, perché è più cremoso, è più ristretto. E prendiamo quel bricchetto, ok. Perfetto. Quindi adesso abbiamo caffè e zucchero. Possiamo realizzare la cremina, forza! Quindi realizziamo la cremina con Vittorio. Questa è una condizione in realtà che ritroviamo in tutte le varianti che tu ci proponi qui a Mattina 9. Michele, la cremina di zucchero. Sì, la cremina di zucchero è un ingrediente della tradizione partenopea nella caffetteria e quindi non può mancare. Però chiaramente chi non preferisce così dolce questo caffè lo può anche chiedere senza zucchero e quindi senza cremina. Perfetto, abbiamo però ancora un altro ingrediente, quello sorprendente, quello che comunque va ad equilibrare. Chiedo a te, Michele, i sapori, ovvero il latte. Sì, il latte, io intanto, mentre lui sta realizzando la cremina di zucchero, sì, io sto realizzando il latte. Come vedete abbiamo questa lattiera, abbiamo versato il latte, questo qui è il latte parzialmente scremato. Preferisci quello parzialmente scremato per questa... preparazione di caffè? Sì, perché poi chiaramente noi ad ogni ricetta utilizziamo un latte diverso. Quindi in questo caso deve essere parzialmente scremato. Sì. Temperatura? Temperatura tra i 55 e i 65 gradi. Ok, perfetto. Quindi abbiamo preparato il caffè, preparato la crema di zucchero, la cioccolata, Vittorio, cioccolata è pronta. Dobbiamo aspettare che si freddi nel frattempo la cioccolata o va servita calda così come caldo deve essere il caffè, Michele? No, deve essere calda perché è una cioccolata calda. Quindi aspettiamo solo che si raddensi. Sì. Vittorio, ma questo trucchetto, ecco, per avere la cioccolata sempre più densa, qual è questo? Quello di girare continuamente? Sì, bisogna sempre mescolare. Sempre mescolare. Ok, siamo pronti quindi per questo caffè veneziano. Noi intanto vi invitiamo anche al Gran Caffè Gambrinus in piazza Trieste Trento per assaggiare il tipico caffè invernale, ma in realtà che ben si confà a questo periodo carnevalesco, questo periodo in cui anche la città di Venezia insomma fa da sponda con Napoli, con i turisti, perché diventa un po' il centro d'Italia, perché il carnevale attira tutto il mondo, turisti e visitatori. È vero. Prendiamo il frustino viola lì, così lo montiamo velocemente il latte. Sì, montiamo e siamo in fase di conclusione. Sì, abbiamo quasi finito. Montiamo il latte. Sì, e siamo pronti. Sì. Come serviamo? Attenzione che scotta, Vittorio. Vittorio, solitamente c'è sempre qualche biscottino da accompagnarsi. No, questo è completo. Questo va direttamente dentro al biscottino. Sì, okay, prendiamo il coperchio, quel coperchio giallo, dove diciamo zucchero c'è. Ok, montiamo un po' quel latte. Sì. Quindi devi mantenere fermo. Bisogna deve creare montare quella schiumina, no? Quella che piace. Quindi alla stessa maniera, così come abbiamo creato la crema di zucchero, creiamo anche questa cremina, questa spuma di latte. Il bicchiere, il copita? Sì,
oramai... Dico, mi sono ricordata. Sì. Colpita, questa è ideale per assaggiare. Allora, siamo in conclusione. Da dove si parte, Michele? Mettiamo prima il latte? Un attimo solo, mentre lui comincia a versare gli ingredienti, io finisco di montare, termino di montare il latte. Ok, siamo... Abbiamo tutti gli ingredienti. Cioccolata calda, caffè e crema di zucchero. Da dove cominciamo? Cosa dalla si va alla base? Cremina di zucchero. Quindi cremina di zucchero, Vittorio. Ok, vediamo, andiamo proprio nei dettagli. Per 2-3 cucchiai di massimo. Poi? Dopodiché versiamo. Poi. Siamo addirittura d'arrivo. Naturalmente vi invitiamo ancora una volta a provare sia nelle vostre case il caffè veneziano, ma anche a provarlo al Gran Caffè Gambrinus, dove c'è veramente una varietà esplosiva e una infinità proprio di varianti caffè. Per gustare caffè in una maniera tutta partenopea, ma in una maniera eccellente, perché ormai il Gran Caffè Gambrinus possiamo dire che da questo punto di vista e in termini di dolcezza e in termini di caffè è una vera e propria eccellenza del nostro territorio. Allora, la cremina deve essere così. Quindi cremina di zucchero, poi abbiamo inserito il caffè, poi il latte, ok, un po' di latte, voilà, è finito, siamo pronti, manca solo il cucchiaino per servirlo, eccolo qua, prontissimi. Ed è veramente una bontà, mi hai accontentato, la voglia di cioccolato con te attraverso il caffè veneziano, grazie a Vittorio e grazie a Michele Sergio per questo buonissimo caffè veneziano per voi. Restate con Mattina Noi.